Every time I fall down, as soon as I hit the ground, remind me who I am, yeah, and I'll get back up again. I'm getting up, yeah. This is my master plan, I'm gonna take a stand, take it or leave. Yeah.
ma in italiano, sesti classificati nell'assoluta. Io direi che non è per niente male, non è per niente male, benissimo ieri nello Shakedown, un po' morbido anche lui in partenza, poi in crescendo, siete cresciuti, assolutamente non male, assolutamente un Tonino Di Cosimo ottimo insieme a Togliano Maini, va bene così penso Tonino, forse qualcosina di più ma va benissimo. Ma sì, va bene sì, perché erano anni che non salivo in macchina, cioè l'ultima gara, negli ultimi 5 anni ho fatto una gara, loro portavano un bel passo, io non mi sentivo di rischiare più di tanto, il primo giro sono andato un po' troppo lento, poi è stato un crescendo, però è giusto il gap, anche perché il livello è ottimo, buono, sì, e quindi io poi ho... mi sono tenuto nel mio limite, no? Senza cercare di fare delle spavature, perché poi è un attimo. E complimenti a tutti quanti, a Carmine, ho rivissuto quello che si vivevano tanti anni fa con tutti gli amici Massimiliano, Bucciarelli, Andrea, Carmine, mo dimentico qualcuno, vabbè, insieme a tutti. Poi sono rimasto impressionato da Carmine con la canzone, ha cantato lui l'inno italiano, era lui? La voce sembrava, in effetti un po' tutti l'abbiamo, anche Arturo De Carlo, se lo pensavo. Grazie, grazie a Tonino Di Cosimo e Toriano Maini. Toriano, che ci dici? È stato un onore per me correre insieme a Tonino, comunque è una persona, è un pilota che io ti favo da piccolo, quindi c'è di trovarsi nell'abitato, nello stesso abitato. Guarda che bello questo abbraccio fra Carmine Tribuzio e Tonino Di Cosimo, due leggende. Io dico sempre che questa terra ha veramente grandi piloti, grandi equipaggi e grandi rally anche, pagine importanti di storia. Mi piace, è uno sport che poi dal di fuori è giudicato male, invece ci sono questi rapporti veramente belli che cioè nemici tra virgolette in gara e fratelli poi nella vita, belle queste cose. Ma sì, c'è massima sportività, è logico che quando uno indossa il casco e scatta il semaforo non è che viene a passeggiare, però persone mature, intelligenti, ci si comporta così, poi lo scemo della situazione c'è sempre in tutte le cose, ma non bisogna fare da tutta l'erba un fascio. Questo è uno sport bellissimo, complimenti all'organizzazione e spero che l'anno prossimo faccia parte del campionato più alto ancora e l'anno più alto ancora, quindi complimenti a tutti. Parole importantissime le tue, in effetti sì, dobbiamo dire che gli amici della Rally Game hanno concretizzato una gara che comunque è cresciuta, cresce sempre di più e veramente sembra di essere tornati un po' indietro negli anni quando in Ciociaria c'erano gare veramente di altissimo livello, stiamo arrivando a quei livelli, fortunatamente stiamo tornando a quei livelli. Ma sì, si vede dal pubblico, dal parterre, sia dal numero degli iscritti, sia la qualità degli iscritti, delle macchine, dei piloti, il pubblico, è qualcosa di stupendo, quindi bravi. Non ci dimentichiamo che c'era una bellezza di 12 R5, tanto per dirne una, ma insomma abbiamo sforato abbondantemente i 100 iscritti. Va bene, Tonino Di Cosimo e Toriano Maini, allora per loro c'è la coppa, eccola che arriva, sesti nell'assoluta. Tonino, una leggenda nell'ambiente dei rally. Quanti anni sono Tonino? Michele? Una ventina d'anni, dai, pensavo anche qualcosa di più. Va bene così. No, di qua no. C'è Carmine che fa le battute e dice guarda che è vicino alla pensione Tonino, eh? Non mi fa passare nessuno davanti. No! Ma ce ne vuole una a destra e una a sinistra. Ok. Non c'è una prova. Ciao Tonino, belle anche le parole di Toriano, diceva è stato un onore per me navigare con Tonino Di Cosimo che seguivo fin da piccolo e adesso ritrovarmi nell'abitacolo con lui è stata veramente un'esperienza da brividi. Ok, vi salutiamo e siamo pronti per accogliere il prossimo equipaggio.